Ma guarda che giornata meravigliosa, quasi quasi adesso mi preparo e vado a farmi una bella corsetta. Vediamo, ecco qua il mio cassetto, adesso scelgo una maglia e mi preparo. Decisamente, ci sono delle volte in cui le cose non vanno come pianificato. Il maltempo, un DPCM, ci sono un sacco di motivi per cui uno debba rimanere a casa e non potersi allenare. E in questi casi di solito subentrano le scuse. Non ho le attrezzature adeguate, non ho lo spazio adeguato, non ho abbastanza tempo, non posso fare rumore perché abito in appartamento. La mia scusa è che pur avendo lo spazio è abitato da strane creature che hanno la tendenza a glassare ogni superficie con cose di varia natura. Vi invito allora nel mio claustrofobico bagnetto per dimostrarvi che vi servono tre cose: 15 minuti, un sacco di volontà e il pavimento per riuscire a fare un allenamento più che soddisfacente. È chiaro, è più difficile centrare obiettivi specifici con allenamenti come questo, però sicuramente sono delle ottime sedute di mantenimento, alle quali non vedo perché rinunciare. Un riscaldamento, anche solo di 5 minuti, con del plank e delle raccolte al petto anche incrociato. Delle varianti di quadrupedia, come quella normale, oppure anche quadrupedie saltate. In questo caso bisogna controllare muscolarmente bene gli appoggi per evitare di fare confusione e far salire il vicino con la lupara. Come esercizio principale ho scelto poi degli affondi con contromovimento e anche qui il movimento stesso mi costringe a fare degli appoggi silenziosi, sempre per non inviperire il vicino, e quindi aumenta il mio controllo muscolare e soprattutto cerca di farmi atterrare sempre di avampiede, quell'avampiede che poi uso nella corsa, quell'avampiede che uso quando vado a fare un affondo, quell'avampiede che non mi fa rinunciare alla caviglia come sistema di ammortizzazione durante il passo anche nella scherma. Ultimo esercizio, un plank con rotazione, giusto per il core. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo il prossimo sabato con un nuovo video. Sì, ho fatto anche piegamenti sulle braccia in ogni salsa, come sempre.